Uè ragazzi, scusatemi questa introduzione molto veloce, ma vi devo dire due o tre cosine. La prima, raga, mi scuso per tutti i tagli che vedrete nel video, ma purtroppo, raga, ci sono state un sacco di parti morte che ho dovuto levare perché, raga, erano veramente inutili. E non per questo vuol dire che il video sia fake e cose così, raga, vi ricordo provare per chiedere, quindi raga, provate a duplicare, state tranquilli che funziona, ve lo posso assicurare. Un'altra cosa, approfitto di questo audio per dirvi che ho in vendita circa 150-170 armi moddate, quindi ragazzi, se siete interessati a tutte queste armi, mi raccomando, scrivetemelo su Telegram oppure su Instagram, vi lascio ovviamente i link da entrambi i social in descrizione, scrivetemi in direct, raga, che ci possiamo mettere d'accordo per il prezzo, se siete ovviamente interessati. Detto questo, vi lascio la sigla e al video. Bella raga, ciao! Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi siamo qua ragazzi per sfatare tutti i piccoli youtuber che si fanno pagare 10 euro per svelare questo glitch, raga. Io ve lo do gratuito, quindi raga, vi merito un like, un'iscrizione per forza, ricordate anche la campanella attiva. Siamo qui con Infernal e oggi ragazzi andiamo a fare il glitch della duplicazione di materiali e trappole. Premetto raga che questo glitch funziona solamente se avete la base buggata di pietralegno, che ha per l'appunto Infernal. E beh, che dire, detto questo raga, andiamo. Allora, le cose sono molto semplici e ve le spiegherò mentre andremo a fare. Prima di tutto raga, voglio farvi vedere il mio inventario, perché magari poi dopo dite che guarda, lui se ne poi le l'ha date, poi dopo insomma. Voglio farvi l'inventario. Ho queste armi qui. Di spade ne ho veramente poche. Trappole ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 stack, possiamo dire, di trappole. E materiali sono messo abbastanza bene, diciamo, ho quasi tutti i materiali. Come funziona il glitch? Innanzitutto il leader deve essere di Infernal, eccolo qui. Quindi di colui che ha la base buggata. Lui entra sul pietralegno, nella sua base di pietralegno. E noi cosa dovremo fare? Entrambi, quindi sia il proprietario della casa base, sia me, che ovviamente voglio duplicare, bisogna entrare a 30 secondi. 30 secondi, non di più. Ovviamente ragazzi, chi è il proprietario della base buggata, quindi della casa base di Pierallena, in questo caso Infernal, i 30 secondi arriveranno prima di me. Infatti, come potrete vedere, per esempio, il tempo si andrà a bloccare per qualche istante, per poi dopo ripartire, perché ragazzi è... succede, è ovvio quando c'è una base buggata, è ovvio. Intanto vi ricordo raga che bisogna avere pubblica, però offline se volete, altrimenti anche online, però vi consiglio assente per appunto per non far entrare altre persone. Ecco, vedete, ogni tanto si blocca, vedete, si è bloccata 1.33 e poi riparte il tempo, lui intanto a Inferno sta scorrendo il tempo per entrare nella casa base, a me si blocca, ma è normalissimo raga, è normalissimo. Il leader della casa base appena va, quindi appena entra nella sua casa base, quindi non ai 30 secondi, appena entra per appunto nella sua casa base, deve avviare un timer con il proprio telefono che duri 45 secondi, ok? Solamente 45 secondi, non di più. Nel momento in cui arriva a 45 secondi, cosa dovrà fare il vostro leader? Quindi in questo caso Inferna, dovrà uscire dal gruppo, però dallo stendardo, facendo lascia gruppo, e non esci col gruppo ragazzi, importante, dovete uscire dallo stendardo, mentre io adesso che entro a 30 secondi entro tranquillamente. Ovviamente ragazzi il leader non si dovrà muovere minimamente e io dovrò droppare il più velocemente possibile per duplicare le più cose possibili ovviamente. Quindi io mi dovrò mettere davanti a lui e iniziare a droppare trappole e materiali, ciò che voglio duplicare per l'appunto. Lui ovviamente prenderà tutto, non si dovrà muovere, e lui mi dovrà dire circa quando siamo arrivati a 40 secondi del countdown. Te intanto dimmi quando sei entrato, Inferno. Ora lui è entrato e ha fatto startare il cronometro di 45 secondi. Io raga, dal momento in cui è entrato lui, ho 45 secondi per droppare tutto quello che ho. Infatti raga, adesso sono entrato, sto per entrare. Guardiamo, voi raga, guardate quello che faccio io, metto davanti a lui e inizio a droppare. Ricordo, avevo 220 spazi, avevo full trappole, raga, full trappole. Droppo anche un po' di questa, che onesto.
Te dimmi quando sei a 40 secondi. Stop, ha detto stop. Aspetta 45 secondi e poi lui dovrà fare esci, lascia il gruppo dallo stendardo. E infatti va via. Una volta ovviamente raga che siete tornati in lobby, vi darà per appunto una schermata con scritto errore, numero, non so, mi ricordo. E voi dovrete contare fino a 3 prima di premere continua. Ora raga lo andrete a vedere. Ovviamente prima di guardare il vostro inventario, il duplicatore, quello che, colui che ha la base buggata, ossia Infernal, dovrà invitarvi e farvi entrare nella sua lobby. Dopodiché quando siete insieme in lobby potrete entrambi guardare l'inventario. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di utilizzare il codice creatore Davide Dominati nello shop. Anche il canale di Infernal lo trovate in descrizione come sempre. Dai carica carica. Eccoci, ci siamo quasi, penso. Guardiamo un po', guardiamo un po'. Ok. 1, 2, 3. Ecco fatto. Ecco fatto, abbiamo premuto continua, quindi conferma. Adesso lui mi dovrà invitare. Ecco qui il nostro inferno che mi va ad invitare. Andiamo e appena siamo in lobby insieme andremo a vedere. Ah già, e lui è assente, mannaggia. Gli ho scritto un messaggio, vediamo se lo legge. E raga, mi raccomando, non guardate il vostro inventario prima di entrare per l'appunto in lobby insieme a lui. Vediamo un po' se è capisciuto. Ok, ha capisciuto. Ecco qui il nostro amico che era assente. Oh, mi senti? Sì, sì, è perché non stavo nel posto. Era assente, lo so. Ok, andiamo a vedere la nostra armeria e boom, ragazzi, come avete visto, 220 spazi. Voi potete vedere tutto quanto, riho tutte le trappole, riho anche tutti i materiali. E ora per farvi vedere veramente che i materiali sono stati duplicati, ragazzi, andiamo nella sua casa base di Tavolaccia e mi dropperà tutto ciò che ha guadagnato. Ci vediamo lì, questa volta lo taglio perché tanto il glitch ha funzionato, quindi ci vediamo a Tavolaccia. Eccoci qua su Tavolaccia, ragazzi. Ecco, ora lui dropperà tutte le cose che abbiamo duplicato. Vi ricordo, abbiamo droppato tutta l'ossidata, tutta la minerale spettrale. Abbiamo droppato spago intagliato, il miele e tutte le trappole. Raga, eccolo qua. Tutto ciò che è, che vedete, è stato tutto duplicato. Vedete, sta droppando anche fin troppe trappole. Pure quelle di ieri ho messo. Ah ok, ha messo anche quelle di ieri. Ragazzi, comunque tutto facile. Cioè, veramente molto facile. Detto questo, ragazzi, vi mando un bacione. Mi raccomando, trovate il link in descrizione del canale di Infernal. Noi ci becchiamo domani. O prossimo video, prossima live. Bella, raga, bella.